Lunedì 10 luglio 2017 parte ufficialmente oggi la stagione dell'Empoli Football Club, il nuovo Empoli, quello targato a Vincenzo Vivarini, quello che giocherà nella Serie B con te la nuova stagione dopo l'amara retrocessione dello scorso anno. Oggi a Monteboro si sono radunati i calciatori attualmente in rosa, molti di questi la settimana scorsa hanno ottemperato alle visite mediche. Oggi le sta facendo Federico Barba, che ancora non è arrivato qua a Monteboro. Diciamo subito che gli assenti sono Bukel e Levan Shedlize, hanno un permesso da parte della società, e a Monteboro non si sono ancora visti i nuovi calciatori, ovvero Terracciano, Provedel e Donnarumma, tutti i calciatori che di fatto sono ormai annoverati nella rosa azzurra, li possiamo già dare per nuovi calciatori dell'Empoli, ma al momento ancora non sono qua, forse arriveranno domani o forse li potremo, chissà, magari vedere già nell'allenamento di questa sera. Monteboro sarà la sede operativa, il quartier generale, qua gli azzurri pernotteranno. Da quest'anno si torna a fare il ritiro in casa e il presidente Corsi ha detto che questa sarà una tradizione che non verrà più persa. Ricordate che lo scorso anno l'Empoli è andato a Sestola, purtroppo la stagione è terminata con una retrocessione, e l'ultimo ritiro, quello di Pinzolo di ormai 20 anni fa, terminò anch'esso con una brutta retrocessione. Quindi ormai, fosse soltanto per un discorso di scaramanzia, il presidente Corsi ha deciso i ritiri d'ora in avanti saranno tutti fatti in casa, e poi adesso Monteboro può vantare un vero e proprio hotel. Le temperature sono calde, ci mancherebbe anche qua, però si sta leggermente meglio rispetto ad Empoli città e quindi può andare bene. Gli allenamenti invece si consumeranno tutti quanti al sussidiario. Dalle parole che ci ha raccontato mister Vivarini il giorno della presentazione, porte aperte per tutti, la città e i tifosi dovranno essere vicini alla squadra in questo periodo iniziale, in questa fase di rodaggio per arrivare alle prime amichevoli e alle prime gare ufficiali. Il programma di oggi prevede già il primo allenamento. Infatti alle ore 17 scenderanno in campo i ragazzi, appunto, come detto, sul campo attiguo al centrale del Castellani, e da oggi inizieremo a vedere le prime movenze tattiche. Questo nuovo modulo, sappiamo che il discorso del 4-3-1-2 si è chiuso definitivamente con Giovanni Martuscello, dopo che per 3 anni con Sarri e per l'anno di Giampaolo ci aveva fatto vedere cose incredibili, però il ciclo è terminato, quindi si riparte anche con un nuovo assetto tattico e si riparte dal 3-5-2. Sarà quindi soprattutto la difesa a 3 la vera novità, la cosa che ad Empoli onestamente non si vede da diversi anni. Forse bisogna tornare al primo Spalletti per ricordarci una cosa del genere. Quindi da oggi inizieremo anche a vedere i primi calci al pallone, i primi gol, capiremo chi è il primo calciatore che metterà in allenamento la palla dentro, e da domani dovrebbero essere, ma ancora il programma ufficiale non lo abbiamo, doppie sedute tutti i giorni, ad eccezione delle giornate in cui ci saranno le amichevoli. In questo caso vi ricordiamo ancora che si parte domenica con la sfida di Lamporecchio contro la Lampo, poi mercoledì prossimo si andrà a Monterupo, poi il test di Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta, e si chiuderà questo ciclo nel derby interno contro il Siena. Da oggi quindi si parte, si inizia a far sul serio. Mister Vivarini è arrivato, abbiamo scambiato anche 2 chiacchiere con lui, è carico, è voglioso di immergersi in questa nuova avventura che lo vede protagonista e traghettatore di questa nuova situazione. Sono tante le facce vecchie, tra l'altro oggi abbiamo visto anche Manuel Pucciarelli un po' a sorpresa, ma Manuel è un giocatore in uscita, è di fatto già un calciatore del Chievo, deve sistemare le ultime cose prima di lasciare definitivamente il ritiro. Ciao ragazzi, azzurro. Buongiorno. Per adesso ci fermiamo qua, noi poi ci rivedremo stasera con un altro servizio. In mezzo ci sarà la conferenza stampa di presentazione alla stagione, parleranno ancora il direttore generale Andrea Butti e appunto il tecnico Vivarini, e poi stasera inizieremo a riparlare di allenamenti. Oggi eccezionalmente, essendo il primo, faremo uno speciale video, e poi da domani chiaramente con i nostri approfondimenti testuali. Per adesso da Monteboro è tutto.